Benvenuti cari amici di Vox Italia TV. Come sapete, in questo strano periodo influenzato dalla presenza dell'emergenza coronavirus, abbiamo assistito a tanti fenomeni, in parte nuovi, in parte scontati e in parte alcuni davvero imprevedibili. Ecco, noi sappiamo che le rockstar, i grandi uomini di spettacolo si sono sempre proposti come uomini di rottura rispetto al linguaggio dominante e prevalente, invece tante rockstar in questi giorni stanno facendo veicolare messaggi simili a quelli voluti, insomma, pianificati, costruiti dentro la narrazione prevalente, e questo, insomma, ci ha dato da pensare. Per analizzare questo fenomeno abbiamo invitato oggi a discutere con noi Antonello Cresti, musicologo. Ciao Antonello. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli spettatori di Vox Italia TV. Ecco, per dare il senso dell'argomento che stiamo per trattare, invito la regia a farvi sentire pochi secondi di un intervento pubblicato sulla pagina, propria pagina Facebook del cantante Achille Lauro, che insomma, sembra molto trasgressivo, ma qui parla come Mario Monti. Sentitelo. Ciao ragazzi, sono Achille Lauro, mi raccomando, ascoltate il messaggio dello Spallanzani. Agite in modo responsabile, utilizzate le mascherine, seguite le regole del distanziamento e del lavaggio delle mani. Mi raccomando che il futuro è nelle vostre mani. Ecco qua Antonello, abbiamo sentito queste poche parole di Achille Lauro che invita tutti i suoi fan ad essere rispettosi delle regole e di fatto ripete quelle che sono, diciamo, le priorità indicate dai grandi giornali, dai grandi poteri. Insomma, si fa megafono della narrazione prevalente costruita dai soliti noti. Ecco, ti stupisce questo? Allora, innanzitutto segnalo che in maniera ancora più significativa quel video non è stato pubblicato sulla pagina di Achille Lauro, ma sulla pagina dell'assessorato alla salute della Regione Lazio. Quindi è una sorta di piccola pubblicità progresso, si sarebbe detto qualche tempo fa. Il fatto non mi stupisce e certamente è piuttosto divertente il paradosso di vedere proprio visivamente assistere ad un personaggio nudo, pieno di tatuaggi, che parla del rispetto delle regole come un fratello maggiore farebbe al suo fratellino. È un paradosso grottesco, appunto, che salta all'occhio delle persone un minimo avvedute, ma che rivela in realtà un meccanismo di cortocircuito molto più vasto. Perché in queste settimane noi stiamo vedendo appelli di questo genere, quindi appelli, diciamo, a rispetto delle regole, delle norme, delle leggi, da parte di personaggi che sono comunemente, massimamente percepiti come trasgressivi? È un meccanismo che i padroni del discorso conoscono molto bene, evidentemente, e che lo si può riassumere con qualche battuta. Ora, voi immaginatevi che questo stesso appello lo facesse un personaggio pubblico percepito invece massimamente come rappresentante di quell'ordine costituito della cosiddetta maggioranza silenziosa, si sarebbe detto un tempo. A me qualche giorno fa veniva in mente, in altri tempi, una come Gigliola Cinquetti, appunto quella che cantava a Sanremo Non ho l'età. Se lo dicesse un personaggio con quel profilo di rispettare le regole, noi potremmo seguirlo, questo appello, o non seguirlo, però ci apparirebbe in qualche maniera perfettamente coerente e quindi meno incisivo. Gli organi di diffusione invece di massa oggi, i detentori appunto del pensiero pubblico, sanno perfettamente che lo stesso messaggio ha una incisività ben maggiore se viene veicolato da personaggi che invece hanno la nomea, hanno il crisma dell'essere ribelli, dell'essere trasgressivi. Perché in quel caso, appunto, viene fatto di effettivamente appuntare
l'attenzione in una maniera differente. Se lo dice anche lui, vorrà dire che è vero, vorrà dire che c'è davvero da rispettare le regole, da stare attenti. Ecco, questo è un cortocircuito che noi dobbiamo analizzare con attenzione perché è qualcosa di profondamente pianificato sia in questa fase, nella fase che noi stiamo esaminando in questo momento, sia in quella precedente, cioè la creazione del personaggio, per così dire, ribelle, trasgressivo. Non è il solo Achille Lauro ad avere fatto una dichiarazione di questo tipo, ha destato forse ancora più scalpore la presa di posizione di Vasco Rossi, ecco, Vasco Rossi, quello della vita spericolata, che adesso invece è diventato proprio uno dei testimonial più accaniti delle misure prudenziali. Anche questo aspetto è stravagante, no, Antonello? È esattamente la stessa logica, anzi direi in maniera significativa che appunto i grandi organi di comunicazione di massa stanno scegliendo con una certa attenzione questi testimonial più o meno consapevoli di esserlo. Personaggi come Achille Lauro, come Fedez, come J-Ax, che si sono esposti tutti pubblicamente per l'utilizzo delle mascherine, anche con una certa veemenza, devo dire, incarnano infatti una certa idea di ribellione, per così dire, giovanilistica, generazionale, legata ai giovani d'oggi. Ma questo non copre evidentemente tutti i target possibili della falsa trasgressione. Vasco Rossi è il rocker di vecchia data, navigato, che appunto rappresenta un'idea di vita spericolata, lo dicevi te, è un cantante, un musicista che in tantissime occasioni nel passato ha assunto posizioni in qualche maniera di rottura con lo status quo, quantomeno a livello superficiale, e quindi ha un ruolo ben definito in questa fase. Ma non è finita, penso per esempio a una recente dichiarazione di Vinicio Capossela che lodava l'utilizzo delle mascherine da un punto di vista estetico, secondo lui diceva donavano al sesso femminile. Vinicio Capossela probabilmente copre ancora un altro segmento di mercato, che è quello del cosiddetto pubblico alternativo, sia culturalmente sia politicamente, quello delle università, quello di certo pensiero standardizzato della sinistra italiana. E poi abbiamo anche gli After Hours, Manuel Agnelli, che recentemente ha fatto un appello simile a quello di Achille Lauro, e loro potrebbero coprire per esempio il mondo di certo rock indipendente italiano. Quindi c'è una copertura sempre più ramificata da questo punto di vista, ma che però rivela sempre lo stesso piano strategico dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della installazione di un dominio di pensiero sempre più monolitico che non lascia spazio a nessuna forma di dubbio, a nessuna forma di ribellione vera e propria. Antonello, a questo punto un dubbio sorge spontaneo, direbbe Lubrano, cioè questi personaggi diventano importanti proprio nella misura in cui poi si rendono consapevolmente funzionali al sistema oppure vengono diciamo, avvicinati una volta divenuti già famosi per qualità personali e per quieto vivere preferiscono rilasciare dichiarazioni di questo tipo, prendere posizioni di questo tipo, cioè la faccio ancora più semplice, vengono allevati in vitro questi eroi, diciamo, dello spettacolo e poi vengono gratificati, utilizzati, non possono fare a meno di diciamo, obbedire agli ordini oppure semplicemente lo fanno per interesse pur rimanendo delle persone libere. Io credo che questo cortocircuito che tu illustravi nella tua domanda lo si possa in qualche maniera spiegare ponendo l'attenzione su una parola, che è la parola consapevolezza. E allora da questo punto di vista possiamo decodificare sia la parabola di un personaggio
come Vasco Rossi, che ha una storia tale che certamente non può essere definito un personaggio creato in vitro e che ha anche probabilmente dei meriti artistici nell'ambito della canzone italiana, e altri invece che appaiono più evidentemente come prodotti mercificati di un mercato discografico sempre più interessato non a proporre novità creativamente e artisticamente rilevanti, ma a proporre nuovi personaggi da macinare da parte del pubblico. Nel primo caso, qual è la consapevolezza mancante? È la consapevolezza di ciò che significa fare musica e quindi la consapevolezza del proprio ruolo. Cioè si è smarrita purtroppo ciò che era naturale da parte degli artisti in tutti gli ambiti sostanzialmente creativi, cioè il fatto di dover in qualche maniera incarnare veramente con le proprie scelte creative e esistenziali una alternativa da proporre al pubblico. Questo anche al prezzo in qualche maniera di essere impopolari, di scioccare i propri ascoltatori, ma appunto andava a rispondere a una vecchia esigenza che tra l'altro è stata benissimo espressa dallo scrittore francese Dries La Rochelle, che diceva che il compito dell'intellettuale è andare laddove nessuno ha il coraggio di andare, aggiungendo anche che in questa direzione è contemplato anche l'errore, perché l'importante appunto è il cimento di tentare di illustrare degli scenari differenti. Ecco, questa consapevolezza che ancora resisteva senza alcun dubbio nel mondo della musica di comunicazione degli anni 60 e 70, per quanto anche qui fosse una dinamica assolutamente di dialettica commerciale, si è via via smarrita e quindi si è scelto da parte di un numero crescente di musicisti il quieto vivere, una certa ipocrisia, una certa vigliaccheria. Chi è nell'ambiente sa che privatamente molti musicisti esprimono posizioni differenti da quelle che esprimono pubblicamente, appunto perché sanno che ci sono delle convenienze, convenienze che tra l'altro spesso sono di bassa entità, tra l'altro, e quindi non è neanche giustificata questa vigliaccheria da un punto di vista, insomma, di mettere in gioco qualche cosa di più significativo. Per quanto riguarda invece artisti, che già chiamarli artisti, devo dire la verità, lo faccio come una forzatura dialettica, ma insomma ho qualche ritegno a farlo, create appunto ultimamente, un caso come quello di Achille Lauro è perfettamente esemplare e esemplificativo, perché è colui che ti viene venduto, per esempio nell'occasione dello scorso Sanremo, pochi mesi fa, come l'apice del ribellismo, della trasgressione, e poi in maniera ambivalente, e ricordiamo che l'ambivalenza è uno dei caratteri più significativi della postmodernità, appunto diventa anche colui che ti dice di rispettare le regole. Quale consapevolezza può avere un Achille Lauro o un Fedez? In questo caso c'è probabilmente una consapevolezza più coerente da un certo punto di vista, che è la consapevolezza del proprio ruolo. Cioè si sa che si è dei prodotti che come sono creati possono essere distrutti da un giorno all'altro. E quindi da questo punto di vista, tutto sommato, si capisce che il nostro margine di manovra è molto scarso e molto esiguo, e conviene, insomma, attenersi a quelle che sono le indicazioni. Un mio contatto qualche giorno fa faceva un esempio molto calzante, cioè questi artisti agiscono esattamente come al cane a cui lanci il bastone. Quel bastone lo puoi lanciare alla sinistra, però alla fine inevitabilmente il cane lo riporterà indietro al padrone. Quella è la volontà finale. Antonello, spesso si parla del ruolo politico delle star di Hollywood che prendono posizioni quasi sempre per blindare l'esistente in favore
diciamo, di una certa precisa visione del mondo in termini di costumi, ecco, affiancano il cosiddetto progressismo culturale e blindano i mondi della destra finanziaria. Cioè, secondo te questo mondo dello spettacolo in realtà gioca un ruolo politico occulto non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia? Certamente sì, perché si è ben consapevoli che il mondo dello spettacolo, il mondo della comunicazione sono dei volani importanti appunto per definire quello che è lo zeitgeist, lo spirito del nostro tempo. E quindi certamente si utilizzano in maniera più o meno esplicita, in maniera più o meno violenta anche i vari comunicatori, i vari uomini di spettacolo a questo scopo. Non tutti naturalmente si prestano, coloro che non si prestano sono purtroppo una minoranza sempre più esigua, ma in generale la tendenza è questa. Da questo punto di vista io rileverei due aspetti interessanti. Uno, torniamo sempre lì al ruolo della falsa trasgressione. Cioè, se noi vogliamo in qualche maniera decostruire il messaggio che abbiamo fatto vedere di Achille Lauro, che in qualche maniera certo suscita anche qualche risatina di scherno, qualche scrollata di spalle, però dobbiamo renderci conto che questi personaggi non sono credibili esattamente nella stessa maniera anche quando invece si atteggiano a ribelli e trasgressivi, perché la falsa trasgressione che loro veicolano è in realtà perfettamente funzionale. Se fosse una trasgressione reale, vissuta e interpretata come tale, non verrebbe loro dato lo spazio, peraltro pienamente istituzionale, che gli viene dato. Non basta parlare di sesso, parlare di droghe per essere per trasgressivi. Il diavolo si nasconde nei dettagli, evidentemente, e quindi ciò che conta è il modo in cui si parla di certi argomenti. Il marchese de Sade oggi non verrebbe invitato da Barbara D'Urso, immagino. Jim Morrison non parteciperebbe al Festival di Sanremo, mentre invece Achille Lauro, che pure è il trasgressivo, partecipa al Festival di Sanremo e coi sommi onori della stampa, sia di settore sia generalista. E questo è il primo punto che mi sento di mettere in campo in un'analisi del genere. Il secondo punto è quello che potremmo definire come una forma di contrattacco preventivo. Cioè si prende un principio solitamente condiviso dalla stragrande maggioranza del genere umano, quantomeno all'interno del mondo occidentale. Può essere il rispetto dei diritti della donna, la pace nel mondo. E in qualche maniera per abbracciarlo cosa si fa? Si afferma che tutti gli altri in realtà quel principio non lo rispettano e quindi si fa diventare una battaglia, che è evidentemente battaglia di maggioranza, come una battaglia minoritaria. Ecco, questo è un trucchetto molto spesso utilizzato, pensiamo spesso a tutte le questioni di genere che vengono abbracciate dagli artisti, sia cinematografici sia musicali, che appunto prendono dei punti oramai sempre più condivisi da strati sempre più vasti della società, ma per in qualche maniera essere interpretati come coraggiosi, come eroi, accusano tutti gli altri di non rispettare questi principi. Ecco, forse sarebbe il caso di essere un po' più desti di fronte a queste provocazioni assolutamente spuntate e rendersi conto di quanto in realtà profondamente banale, profondamente privo di qualsiasi struttura sia questa forma del comunicare, questa forma dell'agire. Rendiamoci conto che molto difficilmente questi stessi personaggi avranno mai il coraggio di assumere una posizione che sia per davvero impopolare. È stato sempre così, Antonello? C'è stato un periodo in cui davvero gli artisti erano una avanguardia temuta dal potere costituito? Beh, certamente possiamo dire, senza andare troppo indietro nel tempo, che almeno nel periodo in cui la componente giovanile
aveva una rilevanza veramente importante a livello di costruzione di un senso, a livello di una nuova idea di società, quindi mi riferisco soprattutto agli anni 60-70, ci sono stati artisti effettivamente capaci di muoversi nel modo in cui si erano mossi prima di loro i grandi pittori, i grandi letterati, cioè quell'idea che illustravo prima come andare laddove nessuno è mai andato. Poi è verissimo, lo ribadiamo, che noi non dobbiamo avere un'idea romantica, per esempio, del mercato della discografia anche dei decenni passati, perché si tratta di un mondo in cui sempre vigeva una dialettica di tipo commerciale, di tipo mercatistico. Però il punto è che quella stessa dialettica commerciale molto spesso, in presenza di artisti che avevano appunto una consapevolezza di sé e del proprio ruolo, ciò che oggi manca, forse perché manca anche effettivamente un talento per essere consapevoli di sé, ebbene, in questi casi la bilancia spesso veniva spostata nella propria direzione. E quindi abbiamo avuto degli artisti, magari popolarissimi, commercialmente parlando, ma che hanno dato un segno più o meno duraturo a far cambiare il modo di percepire delle persone, il modo di concepire i costumi realmente di questa società, ciò che mi pare non avvenga oggi, perché oggi ci sono operazioni precostituite, cioè sostanzialmente gli artisti agiscono come testimonial di mode, tendenze che già sono in atto, non le creano loro. Se per caso qualcuno vuole farsi il tatuaggio come Fedez o Achille Lauro, non è che Fedez o Achille Lauro hanno inventato il tatuaggio, sono perfettamente iscritti in una tendenza che è già di massa e quindi è in qualche maniera un meccanismo simile a quello che descrivevo prima nella mia precedente risposta. Antonello, il ruolo, tra virgolette, politico degli artisti si rafforza nel 68, cioè secondo te il caso di riguardare con occhio critico a quella stagione ha prodotto anche frutti avvelenati, non soltanto cose buone e positive? Il dibattito su quello che è stato il lascito del 1968, ma ancora prima e negli anni successivi, direi di una forma di controcultura e contropolitica giovanile molto diffusa, è un dibattito naturalmente molto spinoso, molto controverso. Io non mi sento francamente né di liquidare quella stagione né di esaltarla. Purtroppo ci si trova al giorno d'oggi in questa forma un po' manichea, appunto, in cui si prende un po' una posizione troppo netta, quando secondo me ci sono molte sfumature. È evidente che certi motti, certi slogan del Maggio francese, per esempio, penso a slogan come vietato vietare, eccetera, sono divenuti col tempo forma operativa del nuovo capitalismo. E quindi da questo punto di vista si deve registrare una sconfitta, se in buona fede o in malafede, quello lo giudicheremo magari in altre occasioni, di quella generazione, di coloro che sono stati gli interpreti di quei moti studenteschi, operai e di costume. Però ci sono aspetti meno studiati di quella stagione, io direi anche degli anni immediatamente precedenti al 1968, che vengono volutamente ignorati, messi in un angolo, che sono valori, ad esempio, di tipo comunitario, che oggi verrebbero bollati come reazionari, così come reazionaria verrebbe bollata certa volontà antimodernista, antitecnologica che animava quella controcultura. E infine un discorso sul linguaggio, che secondo me in questo momento è essenziale. Noi che siamo dalla parte del pensiero unico, che siamo in qualche maniera antagonisti adesso,
ci troviamo in questo momento in maniera più o meno consapevole ad adottare le stesse parole, gli stessi termini del pensiero egemonico. Ebbene, in quel periodo si è tentato invece per l'ultima volta, direi, all'interno della cultura di massa e per l'ultima volta, senza dubbio, all'interno della cultura novecentesca, di coniare linguaggi nuovi. Questo credo sia una lezione che noi oggi dovremmo riprendere anche perché altrimenti veniamo percepiti dall'opinione pubblica, soprattutto dai giovani, come persone che magari possono anche dire delle cose corrette, ma legate comunque a una dimensione di mera testimonianza. Invece bisogna riprendere l'insegnamento di incidere in maniera attiva nella società, anche appunto utilizzando linguaggi creativi e linguaggi artistici. Per marcare la propria diversità, naturalmente, deve essere differente anche il proprio orizzonte creativo. È per questo che da questo punto di vista c'è una innegabile parabola discendente in termini qualitativi, sia in termini musicali, sia in termini legati alle altre forme artistiche e creative. Chi sono i veri trasgressivi di oggi, Antonello, e chi dentro il mondo dell'arte, della musica, della cultura si preoccupa oggi di difendere un punto di vista davvero alternativo e non recitato e non costruito a beneficio del potere già consolidato? Mettendola con una battuta, mi verrebbe da dire che oggi i veri trasgressivi sono coloro che in qualche maniera hanno il coraggio di sostenere delle battaglie che in altri tempi sarebbero state interpretate come di retroguardia, reazionarie, quindi magari battaglie legate a un certo concetto di difesa, per esempio, dell'identità, della tradizione, dei valori tradizionali. In questo ambito, appunto, di disgregazione comunitaria dell'individuo, fare delle battaglie legate a valori tradizionali può essere in realtà rivoluzionario. In questo senso, relativamente al caso italiano, devo dire, vedo voci sempre più rare levarsi contro questa forma di conformismo di massa, spacciato per trasgressione o comunque spacciato per buon pensiero. C'è stato il caso di Enrico Ruggeri in una sua recente intervista che ha posto molti dubbi sulla gestione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Negli ultimi giorni c'è stato il caso di Carlo Verdone, che ha tuonato contro il politicamente corretto. Ecco, politicamente corretto, per esempio, una battaglia contro questo Moloch che distrugge la creatività, secondo me sarebbe primaria per una persona che ha consapevolezza del proprio ruolo, tanto più se opera nell'ambito della comicità, della commedia, che sono i primi ambiti a essere in qualche maniera distrutti da questo mostro, appunto, sempre più ramificato e onnipresente. E non è un caso che altrove, in luoghi dove appunto la comicità ha una tradizione più tagliente, più associata all'idea appunto che non esistono tabù, mi riferisco al mondo anglosassone, ci siano grandi interpreti di quella tradizione che più spesso si sono esposti in questa direzione, penso a delle dichiarazioni di John Cleese e Terry Gilliam, ex Monty Python, penso a delle dichiarazioni in tempi non sospetti di un regista attore come Mel Brooks negli Stati Uniti. Certo, questo mondo lo stiamo perdendo perché sono comunque personaggi di una certa età che hanno una loro storia riconosciuta alle spalle e quindi sempre meno da perdere. Ci vorrebbe un po' più di coraggio da parte delle giovani generazioni. Io sento personalmente una grandissima mancanza di un personaggio come Giorgio Gaber, che è un personaggio che in Italia veramente non ha avuto paura a fustigare anche il proprio pubblico, quindi a non rincorrere il consenso, ma a cercare di farsi rincorrere, suscitando sempre una forma di pensiero critico, talvolta magari eccessiva, talvolta no, ma
instillare il pensiero critico dovrebbe essere una delle grandi missioni di un artista, e soprattutto oggi in cui abbiamo un bisogno estremo di pensiero critico. Ecco, se io mi posso permettere una piccola punzecchiatura, io ho assistito e ho anche apprezzato, devo dire, il lavoro teatrale che un giornalista come Andrea Scanzi ha dedicato alcuni anni fa a Giorgio Gaber. Ecco, devo dire, pensando a quello che diceva, cantava Gaber sul mondo dell'informazione e vedendo il modo in cui Scanzi si è appiattito in maniera veramente conformistica a quello che è il messaggio imperante in queste settimane, devo dire che non posso che rilevare una discrasia che un po' mi fa pensare, un po' anche mi dispiace. Chiudiamo questa bella e interessante intervista, Antonello, con una ultima domanda. Vorrei sapere da te se tu ritieni che il sistema ha la capacità comunque di punire, di isolare quelli che non sono funzionali, diciamo, al racconto, alla cornice che viene preparata. Mi viene in mente ad esempio il caso di Povia, che è diventato molto famoso in rete, molto seguito, un personaggio che viene spesso citato, però di fatto è uscito dal grande circuito nazionale dei media nazionali. Secondo te questo è casuale, è voluto, è un messaggio per gli altri? Cosa pensi tu in particolare del caso Povia? È un uomo che ha pagato per davvero per difendere delle posizioni o secondo te, insomma, si è creato un personaggio alternativo in maniera voluta? Non conosco approfonditamente la vicenda legata a Povia. So per certo che ci sono delle pratiche di censura in atto in questa società all'interno del mondo della psicografia, che è una censura che agisce certamente non con le armi della violenza, ma agisce con il silenziamento. Sostanzialmente, se un artista viene silenziato e viene messo in un angolo, benché da un punto di vista formale oggi si abbia a disposizione dei canali numericamente maggiori rispetto al passato, viene in qualche maniera condannato alla irrilevanza. Questo avviene certamente per le proprie idee. Povia, indubbiamente, che pure è stato un personaggio che ha partecipato a Sanremo in più occasioni, quindi un personaggio pienamente interno alla dialettica, diciamo, della commercialità. Avviene per delle idee, oppure può avvenire anche per dei comportamenti non idonei, può avvenire addirittura perché si ha un talento. Cioè, quello che io voglio affermare in chiusura è che in questa società, nel mondo, diciamo, dei detentori della creatività oggi, non è che il talento, l'idea di poter dire artisticamente qualche cosa, spaventa meno delle proprie idee. E quindi viene tacitato, viene messo a tacere anche il talento. Cioè, se io ho da dire qualche cosa in maniera differente dagli altri, in qualche maniera io sto già operando una destabilizzazione. Questa destabilizzazione deve essere scongiurata dai padroni del discorso. Si è sempre detto, c'è sempre stato un adagio condivisibile per certi versi, secondo cui si deve scindere il personaggio pubblico dal personaggio privato, che quindi opere immense possono discendere da delle persone che nella loro vita personale magari hanno tante pecche, tante forme di incongruenza, eccetera. Questo lo posso accettare ancora oggi. Quello che invece mi sembra sempre più evidente è che da idee mediocri non possono nascere opere artistiche di una certa rilevanza. E purtroppo vedo lo scenario popolato sempre di più da figure mediocri o anche meno, e quindi non mi stupisco che il livello anche della produzione artistica sia così basso e quindi funzionale, perché questo è il punto, ad abbassare le aspettative del pubblico, abbassare la loro capacità di reazione attiva, abbassare il loro pensiero critico. Quando si dice l'espressione "il pubblico vuole questo", alludendo quasi sempre alla spazzatura,
perché si sa che la spazzatura è funzionale a creare un individuo passivo, un individuo che non avrà mai la capacità di riprendere in mano la propria vita. Questo i detentori del discorso lo sanno bene, e quindi anche le operazioni di censura a cui tu alludevi stanno all'interno di questa dinamica. Grazie Antonello, è sempre un piacere ascoltare le tue analisi, sempre molto originali, ben spiegate, cosa che fa difetto a tanti commentatori che assistiamo, che parlano dei principali media televisivi, sono sempre accompagnati da una logica stringente. Grazie Antonello, io consiglio a tutti voi che ci Grazie guardate di acquistare il libro di Antonello che si chiama La scomparsa della musica, musicologia con il martello. Grazie ancora Antonello. a te. Grazie, un saluto a tutti. Bene, cari amici di Vox Italia TV, l'intervista di oggi si conclude qua. Vi ricordo che Vox Italia è un progetto, Vox Italia TV è un progetto che si regge in piedi solo grazie alle donazioni di chi ci guarda e ci apprezza, per cui siamo costretti a chiedervi un aiuto anche economico per rimanere in piedi. Non abbiamo editori alle nostre spalle, non ne cerchiamo, questo progetto rimarrà libero fino a quando il pubblico deciderà che così deve rimanere. Grazie, alla prossima.